Buongiorno, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura andiamo a pescare. È stata presentata questa mattina la nuova app Tua Abruzzo, uno strumento utile ad avere informazioni e per acquistare biglietti. Paolo Renzetti. Si chiama Tua Abruzzo, la nuova app presentata dall'azienda unica di trasporti della regione, che permetterà con un semplice clic sul proprio supporto mobile di avere e di poter usufruire di una serie di servizi. Ne ha parlato il presidente Gianfranco Giuliante. Una app che ha comportato oltre un anno di studio, perché è una delle più complesse oggi sul mercato del trasporto pubblico locale a livello italiano. Pensate che ci sono circa 80 milioni di interazioni possibili, di soluzioni intermodali che possono essere scelte attraverso questa app, e che ha dovuto lavorare su una realtà orograficamente difficile e dove la tua ha 9.000 fermate. Basterà un clic e ci saranno tutta quanta una serie di notizie che sono quelle essenziali per chiunque voglia viaggiare, per poter decidere quale può essere non solo il luogo che vogliono visitare, ma anche qual è il percorso più facile, può fare il biglietto, può creare conti, può addirittura chi si dovesse decidere di muovere con la macchina attraverso questa app trovare il parcheggio e pagarlo. E a margine della presentazione dell'evento, il direttore generale della Tua, Maximilian De Di Pasquale, ha parlato invece del progetto del passaggio dei mezzi della Tua lungo la strada Parco. Il progetto principale rimane quello di completare la realizzazione dell'impianto ferroviario. Il lavoro da parte di Tua come stazione appaltante andrà avanti. È stato proposto un lodo che riguarderà sia la regione, come ha senso chiaramente che è la proprietaria, sia il ministero, e l'obiettivo è chiudere con l'opera con i mezzi così come individuati. Nel frattempo eventuali progetti alternativi saranno valutati costantemente con l'amministrazione comunale di Pescara, in cui c'è un grandissimo rapporto di collaborazione, ma ripeto, l'obiettivo vero è quello di completare l'opera e di non lasciare un altro incompiuto. I tempi dipende dalla chiusura della transazione, e comunque se si chiude, brevi. E ora la cronaca, c'è anche l'ex comandante provinciale dei carabinieri di Teramo, Giorgio Naselli, tra gli oltre 300 arrestati questa mattina nell'ambito di un'operazione anti-ndrangheta condotta dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno eseguito un'ordinanza del GIP di Catanzaro, operazione che ha risarcionato organizzazioni malavitose della Vibonese che facevano capo al clan Mancuso di Limbadi. Tenente colonnello 52enne, originario di Castellaneta, in provincia di Taranto, Giorgio Naselli aveva preso possesso del comando provinciale dei carabinieri di Teramo il 19 settembre 2017, proveniente dal comando del reparto operativo di Catanzaro. Aveva salutato la collettività teramana lo scorso 19 ottobre, quando aveva preso servizio come nuovo vicecomandante del gruppo sportivo Carabinieri, il nucleo organizzativo dell'arma nel settore sportivo, con compiti di addestramento e agonistici nelle diverse discipline olimpiche. Naselli è stato arrestato alle prime ore del mattino ed è stato trasferito nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove ha incontrato il suo legale. Cambiamo ora argomento. Giovanni Lennini, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ai nostri microfoni confida le sue opinioni su prescrizione, riforma dei processi civili e carenza di personale. Presidente Legnini, discussione accanita sul termine di prescrizione dopo il primo grado di giudizio si sospende dal 1º gennaio. La sua opinione? È un dibattito, un confronto antico con momenti anche di conflitto nel corso degli anni. Io mi auguro che la discussione che si sta svolgendo in queste settimane trovi una composizione. Bisogna trovarla una composizione, perché il principio della ragionevole durata del processo occorre che si attui, si realizzi, lo si persegua. E d'altronde noi non possiamo permettere che la prescrizione costituisca una modalità, per così dire, ordinaria di definizione dei procedimenti, magari all'esito di un lavoro lungo, complesso, dispendioso, della magistratura requirente e giudicante, e in danno spesso delle vittime dei reati, delle parti offese. Quindi, è giusto che la prescrizione,
si arresti fino ad un certo, arrivati a un certo punto del procedimento, ma è giusto anche che nessun imputato sia sottoposto a processo a vita, questo non è possibile. Bisogna trovare una composizione, smussando gli angoli si può trovarla. La riforma del processo civile che è stata varata in questi giorni, che in qualche modo riprende anche un disegno di legge della passata legislatura, l'ispirazione ricalca in parte quella iniziativa, credo che possa essere un intervento utile, purché si tratti di un intervento di riforma organico. Mi convince l'unificazione dei riti civili, oggi dispersi in modelli tra loro molto diversi, mi convince l'eliminazione dei tempi morti del processo civile. Sul resto vedremo, perché il testo non ancora è per intero noto. Sul processo penale questa discussione, prescrizione ragionevole durata, può contenere anche lì una indicazione molto importante sul contenimento dei tempi e sull'accelerazione della definizione dei processi. Vi sono state disposizioni di aumento degli organici, ma che mi auguro possano essere attuati entro i tempi più ragionevoli possibili, ma il tema più serio è quello del personale amministrativo e tecnico. Tutti gli uffici giudiziari italiani, e io ne ho girati gran parte, lamentano questa carenza che in parte è stata colmata, ma in minima parte in questi anni, per altra parte andrà completata. Troppo spesso il magistrato non riesce ad assolvere con tempestività ai suoi impegni perché non dispone di chi poi realizza, attua le decisioni, gli adempimenti che è chiamato ad attuare. Nell'ambito del piano Scuole Sicure, questa mattina il Comune di Pescara ha consegnato alla scuola Tinozzi il primo impianto di videosorveglianza. Vediamo. A distanza di qualche settimana già abbiamo questo primo impianto perfettamente funzionante, che raggiunge una duplice fattispecie, un duplice indirizzo. In primis questo è il controllo dell'area di prossimità della scuola media, in questo caso della scuola media Tinozzi, per far sì che venga anche monitorato l'oggetto del finanziamento, che era un controllo sulla droga. Ricordiamoci che all'interno di questo progetto Scuole Sicure prevedeva per l'appunto una parte in videosorveglianza, ma anche una parte pagando la Polizia Municipale gli straordinari affinché ci sia un effettivo controllo. In secondo luogo diamo anche un elemento di controllo con queste telecamere alla città di Pescara. Come potete visionare abbiamo anche posizionato due telecamere su via Torino e via Sardegna, quindi in questa zona, ma anche altre due su via Firenze, quindi su un imbocco sulla città di Pescara avremo un controllo che monitorerà l'accesso in questa importante arteria. Non ci scordiamo che lì ci sarà anche un lettura targhe, significa che nel momento in cui sarà in funzione il grande investimento, diciamo, che noi chiamiamo l'appalto da 1.400.000, che è stato bandito nei giorni scorsi, quindi diamo anche questa notizia, abbiamo pubblicato la gara qualche giorno fa, tutte le targhe che passeranno qui andranno nella control room, dove avremo fondamentalmente, insieme altre circa altre 10 telecamere di lettura targhe, avremo una visione di tutte le macchine che entrano a Pescara e dove passano. Ad oggi queste immagini verranno riprese e rimarranno nell'apparato che abbiamo posizionato all'interno della scuola, quindi dove tutte le telecamere in questo contesto verranno memorizzate. Dopodiché, nel momento in cui andranno a funzionare l'altro appalto e quindi andremo nella control room, tutte queste immagini verranno portate a control room che stiamo realizzando all'interno del nuovo appalto, verrà realizzata in via del circuito nella Polizia Municipale, dove lì verranno prese, verranno monitorate a presa diretta. Andiamo ora a Lanciano, nessuna mora è dovuta per bollette recapitate in ritardo e già scadute, lo assicura la Sasi S.P.A. Nel frattempo si appronta il servizio dell'avviso di emissione bolletta per email su richiesta dell'utente. Un anno intenso e impegnativo, così il presidente Gianfranco Basterebbe ha descritto il 2019 per la Sasi S.P.A., società che gestisce il servizio idrico integrato nel Chietino. Si stanno chiudendo alcuni cantieri nel settore depurazione, sono in corso interventi per nuovi impianti e sono stati potenziati alcuni impianti esistenti. Il 2019 segna anche la fine di due complicate antiche vicende, quelle relative alla società del patrimonio, ISI S.r.l., e il passaggio della gestione dei depurazioni
depuratori, dall'ARAP alla SASI. Ma il primo problema per i 160.000 utenti SASI sono le bollette recapitate in ritardo e già scadute. Risolto il contratto con l'operatore privato a gennaio per gli stessi problemi, adesso le bollette sono recapitate dalle Poste Italiane. Ma anche nello scorso mese di novembre si sono registrati ritardi. Dalla SASI assicurano la mora non sarà dovuta. Nel frattempo la SASI sta approntando il servizio dell'avviso di bolletta per email su richiesta dell'utente. Per spiegare agli utenti la nuova articolazione tariffaria, la SASI divulgherà due video tutorial che spiegano anche la corretta lettura della bolletta. Sul fronte depurazione basterebbe ricordato il nuovo impianto di Fossa Cesia, che serve anche altri comuni, realizzato in cofinanziamento. Qui la SASI sta progettando anche un impianto di essiccamento dei fanghi per recuperare risorse sullo smaltimento. Questo per fare in modo di eliminare tutta una serie di piccoli depuratori che come costi di gestione stanno quasi come quelli grandi, come funzionamento non hanno tutte quelle caratteristiche che possiamo dare a questi depuratori e di nuova generazione e di una certa entità. Quindi sempre per migliorare l'aspetto ambientale abbiamo deciso di iniziare dove c'è possibile questo discorso. Qua c'era questa possibilità, l'abbiamo effettuata. Sono 149 i depuratori gestiti dalla SASI. Di questi, 76 saranno portati a completa efficienza con un investimento di 15 milioni di euro, mentre altri 5 milioni saranno destinati all'eliminazione delle numerose fosse IMOF. Stipulato un rapporto di collaborazione con l'Università di Teramo, il primo passo consisterà nell'aderire con 4 giovani laureati aziendali al master di secondo livello in diritto dell'energia e dell'ambiente. Il 19 dicembre è sempre una giornata particolare per la città di Teramo. La comunità infatti festeggia il patrono, San Berardo. Torna quindi la tradizionale fiera e le celebrazioni in cattedrale. Nel pomeriggio la solenne processione con la reliquia del braccio del santo. Tania Bonnici Castelli. 19 dicembre, Teramo onora San Berardo, suo santo patrono, e nelle strade della città è festa grande. La tradizionale fiera ha invaso tutto il centro storico, inoltre i negozi resteranno aperti fino a tarda sera, mentre lo street food fino a notte fonda. Una festa laica, ma soprattutto religiosa. In mattinata nella cattedrale di Teramo si è svolta la solenne messa officiata dal vescovo Leuzzi, alla presenza dei religiosi e di tutto il clero della diocesi di Teramo Atri. Si è ricordata la santa figura di Berardo, nato dalla nobile famiglia dei Pagliara, dell'omonimo castello ubicato nei pressi di Isola del Gran Sasso. Berardo donò tutti i suoi beni personali alla Chiesa e in virtù della fama di santità che lo accompagnava fu chiamato nel 1116 come pastore della Chiesa Prutina. Dedicò la sua vita al soccorso dei poveri e alla pacificazione dei contrasti tra le fazioni cittadine. Nel pomeriggio poi sempre il vescovo di Teramo, Monsignor Leuzzi, presiederà la solenne processione con la reliquia del braccio di San Berardo, trasportata per le vie cittadine con benedizione finale in Duomo. Durante la celebrazione serale, il sindaco Gian Guido D'Alberto offrirà un cero a nome della città e si rinnoverà in chiusura un suggestivo momento di preghiera cantata. Infatti, come tradizione vuole, un coro scelto di cittadini volontari eseguirà in modo solenne ad alta voce l'inno a San Berardo, melodia dedicata al patrono della città. La provincia di Pescara ha presentato il programma riguardo la inaugurazione del terzo ponte sul fiume Saline, che avverrà domani. L'opera è costata 3,2 milioni di euro. Il terzo ponte sul fiume Saline è realtà, domani ci sarà il taglio del nastro, Presidente, una grande soddisfazione, si chiude il cerchio, come si suol dire, i tre ponti sul Saline saranno fruibili, due già lo sono, dalla cittadinanza. Sì, a livello personale è una grande soddisfazione, ma penso che sia motivo di soddisfazione per la comunità di Monte Silvano e Città Sant'Angelo, ma dell'intera provincia, perché oltre ad essere importante come opera, ma è anche un'opera ingegneristicamente parlando all'avanguardia, quindi è motivo di orgoglio da parte di tutti, deve essere di orgoglio. Ci sarà questo taglio del nastro, saranno presenti le massime autorità politiche della nostra regione, il Presidente Marsilio e il Presidente del Consiglio regionale Sospiri. Certo, abbiamo invitato tutti, oltre al Presidente Marsilio che
è diciamo la figura più importante, ma abbiamo voluto insomma in tutti i sensi che lui fosse lì presente e abbiamo invitato tutte le altre autorità regionali provinciali. Guerino Testa come ex presidente, oggi consigliere regionale, ma ex presidente, ricordiamo che comunque è partito proprio da lui diciamo i fondi e i primi progetti dei tre ponti. Questa è un'opera importante per le due comunità, Montesilvano e Città Sant'Angelo, diventerà strategica e dà una prospettiva strategica perché a breve faremo una gara d'appalto per collegare il terzo ponte con Silvi Marina. Sul fiume Piomba già esiste un ponte e lì collegheremo con circa 700 metri di strada e diventerà strategica per la comunità di Silvi, Città Sant'Angelo, per l'intero territorio. E ora la cultura, l'associazione Castellarti organizza Musica da Oscar, tre eventi in tre paesi abruzzesi che ci accompagneranno a Natale con le note del maestro Ennio Morricone. Musica da Oscar con Castellarte. In Abruzzo ci si avvicina al Natale con le suggestive musiche di Morricone, Rossini e molti altri. L'Associazione Castellarte è molto attiva in questo periodo, quindi a parte la mostra Presepe di Pace a Teramo presso la Sala Ipogeo per conto del Natale Teramano, un'iniziativa musicale invece dedicata ai ragazzi che fanno parte di due bande musicali, quindi ragazzi provenienti da vari luoghi e con un repertorio di oltre a brani natalizi tradizionali anche colonne sonore del maestro Morricone, e la particolarità è che i concerti sono fatti in piccoli paesi delle zone interne lontane dai circuiti musicali e artistici. Lo spettacolo andrà in scena il 20 dicembre a Castelnuovo Vomano, il 21 a Montebello di Bertona e il 22 a Bisenti. È una goccia nel mare, però insomma portare un po' di musica in questi luoghi dove non ci sono teatri, dove lontani dai grossi centri, secondo noi è un obiettivo importante. I bambini della scuola dell'infanzia Maria Vittoria di Lanciano hanno dato vita al presepe vivente nelle vie del quartiere storico del borgo, proprio dove si trova la scuola. L'iniziativa si è svolta su suggerimento della rete scolastica dell'UNESCO, che invita a riscoprire le tradizioni. Bello, suggestivo, partecipato, commovente, il più bel presepe vivente che si possa immaginare. Protagonisti 200 bambini dai 2 anni e mezzo ai 5 della scuola dell'infanzia Maria Vittoria di Lanciano, che hanno ridato vita al quartiere Borgo, proprio dove è ubicata la scuola. Le scene del presepe sono state allestite all'interno delle botteghe degli antichi mestieri. L'iniziativa rientra nell'ambito dei suggerimenti UNESCO. La scuola Maria Vittoria rientra proprio nella rete UNESCO, tesi a riscoprire e dare nuovo impulso a valori, tradizioni, antichi mestieri, borghi, quartieri storici. Un'edizione riuscitissima per calore e innocenza, il più bel presepe vivente del mondo. L'insegnante Patrizia Moroso. E i bambini hanno fatto un percorso didattico, hanno fatto attività e laboratori manipolativi, creativi e anche uscite didattiche alle varie botteghe. Questo progetto non finisce qui con il presepe, ma continua per tutto l'anno scolastico. Nel nostro progetto abbiamo coinvolto gli abitanti di Via Ravizza, che gentilmente, e ringraziamo, ci hanno aperto le loro case e hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, e un grazie particolare ai genitori, sempre disponibili a tutte le iniziative che noi proponiamo ogni anno.
Ed eccoci così giunti alla pagina dello sport che apriamo con la Serie B. E Fabrizio Cassori, il nuovo allenatore del Trapani. L'allenatore marchigiano, ex lanciano, ha preso il posto dell'esonerato Francesco Baldini e debutterà proprio questa domenica all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara nel match che si disputerà domenica pomeriggio appunto alle 15 e che sarà diretto da Airoldi di Molfetta. Una partita che per il bomber biancazzurro Cristian Galano, a un passo dalla doppia cifra, è fondamentale da vincere per superare il momento di difficoltà. Vediamo il servizio. Cristian Galano, il bomber del Pescara, 9 gol, ormai la doppia cifra. Cristian, è ad un passo. Sì, dai, è ad un passo, però ci dobbiamo arrivare, speriamo già da domenica contro il Trapani, che è una partita importantissima per tutta la squadra. Partita importante quella con i siciliani, una partita che il Pescara non può permettersi di sbagliare, è inutile girarci attorno. Assolutamente, è una partita che non possiamo sbagliare, dobbiamo entrare in campo con un'altra mentalità, non quella vista in queste ultime ultime partite, perché poi c'è la sosta, quindi dobbiamo fare più punti possibili. Quella siciliana, formazione che reduce dalla sconfitta con il Pisa, c'è stato l'esonero dell'allenatore Baldini. Trapani che tra l'altro ha fatto vedere le cose migliori in trasferta. Sì, è vero, infatti non dobbiamo sottovalutare l'avversario, perché l'abbiamo visto, questo campionato ha sempre delle insidie, quindi tutte le squadre se la giocano alla grande. Loro ora stanno in un momento di difficoltà, lo sappiamo, ma non dobbiamo fidarci e dobbiamo mettere in campo la giusta cattiveria per portare a casa questa vittoria che, ripeto, che per noi è come l'aria, è fondamentale. Ma cosa sta succedendo, Cristian, a questo Pescara che giocava bene, faceva punti, vinceva le partite fino a qualche settimana fa, ora 4 gare, 2 punti all'attivo? Ma questo non te lo so dire, sicuramente dobbiamo metterci più concentrazione in tante situazioni, più cattiveria, perché tante volte, come avete visto, siamo andati in vantaggio tante partite e poi ci abbassiamo troppo e alla fine prendiamo sempre gol. Dobbiamo evitare di fare questo e di stare concentrati tutti i 95 minuti, quelli che sono i minuti della partita. E poi sono sicuro che le partite poi noi le portiamo a casa. Per te comunque una stagione davvero molto molto positiva. Lo scorso anno 21 gare, 3 gol con il Foggia. No, vabbè, ripeto, l'anno scorso a me non mi interessa più niente, perché è stata una stagione, ma non, ripeto, non per colpa mia. Io guardo anche quello che ho fatto di buono anche negli anni passati, che diciamo ho sempre fatto bene. Quest'anno avevo bisogno della giusta fiducia, il mister me la sta dando, io sto ricambiando con i gol e con i fatti. Serie C, è ufficiale la decisione della Lega Pro di rinviare a data da destinarsi le partite della prima giornata di ritorno in programma tra sabato e domenica. Dunque il Teramo non sfiderà il Catanzaro, ma riprenderà il 12 di gennaio in trasferta a Lentini contro la Sicula Leonzio. L'esterno Alberto Tentardini allora traccia un bilancio di questi primi mesi in biancorosso. Vediamo il servizio. Qualche punto l'abbiamo lasciato per strada nel giro d'andata, però c'è da dire che tutto sommato secondo me continuo a dire che siamo sulla giusta strada, perché non è stato facile intraprendere un campionato, soprattutto un girone come il nostro, con squadre di calibro Bari, Catania e Ternana. C'è da dire che comunque, come abbiamo detto più volte, qualche punto l'abbiamo lasciato per strada e sicuramente a questo punto del campionato sarebbe tornato molto utile avere qualche punto in più. Purtroppo indietro non si può tornare, ora pensiamo a fare un giro di ritorno come vogliamo, come possiamo fare. Per me è stato un periodo molto positivo, perché arrivavo da una stagione dove non avevo trovato molta continuità e diciamo nella prima fase di campionato ho ritrovato questa continuità che mi mancava e sono
abbastanza, se non del tutto soddisfatto di come è andata fino ad adesso. Dal punto di vista fisico mi sento molto meglio adesso che 2 mesi fa sicuramente, perché appunto adesso ho trovato quella continuità che, come detto prima, mi mancava, quindi anche dal punto di vista fisico, ma anche soprattutto mentale, dell'approccio alla gara di tutti i 90 minuti, sicuramente la continuità aiuta a mantenerlo, diciamo, costante. Quindi io personalmente mi sento meglio sia fisicamente che mentalmente rispetto magari a 2 mesi fa, perché appunto, come ho detto, ho trovato questa, diciamo, regolarità. Poi le partite, ogni partita è diversa, affronti sempre un avversario con caratteristiche sempre diverse, che puoi più o meno soffrire in base anche a campo, squadra, ci sono tante incognite. E poi c'è da dire che abbiamo trovato in quest'ultima fase delle squadre abbastanza, molto, diciamo, individualmente molto forti. Abbiamo perso quei 6 punti con quelle squadre che sappiamo benissimo che sicuramente adesso ci avrebbero fatto molto comodo e ci avrebbero dato sicuramente quell'ottimismo in più che fa sempre bene. Festa di Natale per il Notaresco, primo nel girone F di Serie D e che domenica chiuderà a Fiuggi un 2019 sicuramente straordinario. Il presidente rossoblù Di Giovanni predica umiltà per provare a centrare un sogno chiamato Serie C. Jacopo Forcella. Presidente, una bella serata per festeggiare il Natale insieme al Notaresco, ma ci spiega bene quel fatto della mezzaluna che ha detto prima, che cos'era? Sì. La mezzaluna è quella, praticamente non è una vocale, è una metafora. No, è certo, va bene. È un sogno. È un sogno. Dai. Però non voglio nominare, ma è chiaro che adesso, a parte gli scherzi, è chiaro che l'obiettivo era quello della salvezza e lo sapevamo tutti, perché anche voi pensavate al Notaresco come una delle candidate per la retrocessione. Oggi, dopo praticamente alla fine del girone di andata, siamo primi in classifica, nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo e nello stesso tempo siamo praticamente con la matematica salvezza. No, questo è un qualcosa di straordinario, perché a metà girone credo che sia impossibile, perché abbiamo 43 punti, la media per la media salvezza, diciamo che in questo campionato oscilla tra i 40 e i 42 punti, quindi la matematica salvezza c'è, quindi meglio di così sinceramente non potevamo augurarci e sperare. È chiaro che è un grande sogno, lo stiamo vivendo, io l'ho detto anche nel discorso, dobbiamo rimanere con i piedi per terra, ci dobbiamo credere, perché adesso non ci possiamo più nascondere, la società ci crede e l'ha dimostrato anche con gli acquisti ultimi che ha fatto, perché noi non abbiamo tolto nessuno, abbiamo logicamente dovuto prendere 2 portieri, uno l'abbiamo trovato, un altro lo dobbiamo ancora trovare, perché abbiamo perso Ginestra, che è un grandissimo portiere, che in questa categoria non ho a che vedere, ma credo che neanche in C, perché questo è un portiere che può fare la B anche a 40 anni. Però insomma, il record italiano di vittorie, finire sulle cronache nazionali è, diciamo, una cosa che nemmeno nei sogni più reconditi di Salvatore Di Giovanni c'era. No, ma questa è la cosa più bella, è la cosa che ci inorgoglisce di più, perché poi come andranno le cose lo vedremo, però adesso noi stiamo vivendo veramente un sogno. E questa è la cosa più bella che dicevi, perché effettivamente siamo, credo che tra i 9 gironi di Serie D siamo al massimo punteggio, quindi siamo partiti con una squadra giovane, con 4-5 elementi, diciamo, tra virgolette, anziani, però c'è stato una mix, si è formato un grande gruppo da subito, e grande merito va anche al nostro mister, perché lo devo dire, perché sta facendo veramente un qualcosa di straordinario. Noi, ti dico e ti ripeto, ci crediamo, è chiaro che se non dovessimo raggiungere quell'obiettivo non succede niente, perché eravamo partiti con altri obiettivi, ci speriamo, io l'ho detto anche prima e lo ripeto a voi, dobbiamo rimanere umili, se rimaniamo umili con i piedi per terra, così come abbiamo fatto fino adesso, pensando a domenica dopo domenica, allora lo possiamo raggiungere questo obiettivo, perché anche se sarà difficile, perché come tutti dicono il girone di ritorno sarà un campionato a sé, quindi si riparte da zero,
però noi ripartiamo con più 10, quindi insomma sono gli altri che devono correre. Questo era l'ultimo servizio, tutti quanti i servizi li potete recuperare sul nostro canale YouTube o sul sito www.tv6.it. L'informazione torna questa sera alle 19, io vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio.